anche poi dopo il doppio Axel, in quanto una regola proprio del corto dice che non è possibile ripetere lo stesso salto nella combinazione. E in più ha avuto anche una deduzione di un punto per la musica, per il tempo, e quindi evidentemente è uscita dai 2 minuti e 50 consentiti per il pattinaggio del programma corto. Adesso speriamo che si recuperi faccia nel libero. Con il pattinaggio in libero, sì. Questo preludio numero 3 è conosciuto come Ballet of Moscow di Sergei Rachmaninov. No, caduta sul triplo Axel e credo che non fosse neanche completa la rotazione. Axel semplice, io non capisco questo tentativo continuo di andare alla ricerca del triplo Axel che evidentemente in questo momento lei non ha così sicuro. È lo stesso salto che ha proprio sbagliato nello short. Nello short, sì, e con questo sistema di giudizio sbagliare è veramente penalizzante, è meglio andare su qualcosa di più facile ma più sicuro strategicamente. Qui intanto triplo flip col doppio loop. Loop bene. Solo doppio, quasi rinuncia a pattinare, è proprio un po' demoralizzata. Toloop molto bene. Mao Asada completa il suo programma libero anche qui con troppi errori, tante incertezze, forse davvero risente, possiamo dire quasi lo shock del sesto posto dello short program di ieri. Ma probabilmente sì, sicuramente quando uno insomma va per vincere e poi parte da una posizione così svantaggiata ed è motivato, è faticoso cercare di trovare la concentrazione, la motivazione giusta per
pattinare e rendere al meglio. Certo, questa scelta di quei due triple axel all'inizio non è molto saggia strategicamente, secondo me, soprattutto in un momento in cui lei doveva recuperare. Sarebbe stato forse più facile tentarne uno, ok, ma poi andare più tranquilli su dei tripli più facili ed eseguiti bene. Tra l'altro c'è molta discussione anche su questa scelta musicale, sulla scelta di questo programma, che ha questa musica pesante, un po' intensa, quando invece lei è una pattinatrice così leggera, così... Che non si adatterebbe a lei in modo particolare. Esatto, a me personalmente non dispiace, è molto tragica, un ruolo molto, molto forte, però... Tra l'altro c'è discussione anche sulla scelta dello short program, che sì, probabilmente verrà anche cambiato, anche se dice che l'ultima parola spetta ovviamente a Tatiana Tarasova. Certo. Perché lei ha usato il Waltz Masquerade, che era la stessa musica che usava lo scorso anno nel libro, e questo già non è piaciuto. In Giappone sui siti ci sono diverse proteste, e pare che lei possa cambiarlo utilizzando la musica che usa nell'esibizione, come abbiamo visto, a Trofeo Bompà a Parigi, e la musica di Niccolò Paganini. Sì, in realtà non capisco tanto la critica, perché è qualcosa che si fa spesso, tramutare in un corto in un libero, certo magari non a livello di chi vuole vincere o comunque salire su un podio in un'Olimpiade. Più che la musica, in questo momento vedo costruiti male i programmi dal punto di vista della scelta degli elementi tecnici proprio. Ci sono degli elementi in questo momento troppo difficili per lei, che poi alla fine vengono o degradati o vengono eseguiti senza successo, o comunque le mette